Ciao a tutti, sono Michele, oggi con me c'è Simone Zanola. Ciao. In questa clip oggi vorremmo darvi alcune spiegazioni sulle perdite di aderenza che possono avvenire quando guido una vettura, quindi sottosterzo e sovrasterzo. Mi spieghi che cos'è prima di tutto un sottosterzo? Allora, il sottosterzo è quando le ruote anteriori perdono aderenza e l'auto, dal stringere la traiettoria come abbiamo impostato di sterzo, inizia ad allargare. Perfetto. A causa di questa perdita di aderenza. Quindi io sto girando e la macchina va dritta. Sei entrato troppo veloce, hai dato troppo sterzo in funzione al grip che avevi, hai dato gas troppo presto, che a volte innesca un sovra ma a volte innesca un sottosterzo. Se mai dovessi trovarmi in una condizione di sottosterzo, quindi sto entrando in curva, la macchina non gira e va dritta, che cosa devo fare per correggere questa situazione di perdita aderenza? Prima cosa, sicuramente se stavi dando gas lo devi togliere, questo diminuisce la velocità e le forze in gioco ed è un primo aspetto positivo. In più sposti i pesi sull'anteriore e più peso vuol dire più grip proprio all'asse che ne ha più bisogno. Questa correzione va bene per qualsiasi tipo di vettura? Certo, parliamo di correzioni di inerzia, quindi a prescindere di dove sia la trazione avrà sempre un effetto positivo sulla dinamica. Perfetto, cioè che cosa è un sovrasterzo? Allora, un sovrasterzo è quando la perdita aderenza avviene al posteriore, quindi l'auto chiude più del dovuto e tende ad andare al testa coda, alla linea che abbiamo impostato. Perciò, dicendolo così, sembra il comportamento più pericoloso che può avere un'auto durante la guida. È il più difficile da controllare, poi è il meno deleterio in termini di performance assoluta, ma non lo si va certo a cercare durante un'esperienza di guida. E come faccio a correggere un sovrasterzo? Quali sono i comandi che devo dare all'auto? Richiede più freddezza, perché l'istinto potrebbe portarci a frenare. Che se freno, cosa succede? Beh, sicuramente diminuisco la velocità, ma perdo il controllo della direzionalità, quindi se mi accorgo di averla persa del tutto, perché freno e riduco i danni. Stiamo dicendo che l'auto è in crisi al posteriore, se io freno porto il peso sul muso, quindi alleggerisco ancora di più il posteriore più e ci giriamo di più. Quantomeno vai a calare la velocità. E allora cosa devo fare? Quale deve essere? Devo affidarmi allo sguardo. Se io guardo dove non vorrei che l'auto vada o se guardo troppo vicino all'auto, non ho la cognizione di che manovra correttiva servirà. Se guardo dove la voglio portare, le mani seguono lo sguardo, vado a fare quello che si chiama controsterzo, quindi più l'auto gira più io giro lo sterzo dalla parte marcia. Si voleva inserire, ora va col piede sul gas, innesca sovrasterzo e controllo del volante fino a che l'auto non smetterà di sbandare, e lì sono a metà dell'opera. Ho corretto la prima sbandata, sospensione e gomme mi restituiscono l'energia. Quindi stai dicendo che la manovra di controsterzo non si esaurisce nel controllare la prima sbandata? È la metà di... Perfetto, perché l'auto ovviamente avrà un ritorno e se non sono altrettanto efficace si può innescare quello che è un effetto pendolo. Se si riallinea, io sincrono riallineo, ruote dritte, andrò dritto. Se sono in ritardo sul riallineamento, dopo la prima sbandata ne avrò una seconda nell'altra direzione. E quando sono dritto posso frenare? Volendo sì, se sono sicurissimo che poi non si innesca il pendolo, quindi meglio aspettare qualche metro dove davvero a ruote dritte la macchina va dritta. Ok, andiamo una, due, tre marce, si voleva inserire, ora va col piede sul gas, innesca sovrasterzo e controllo del volante. Grazie mille Simone, speriamo di essere stati più chiaro possibile e ci vediamo alla prossima. Ciao!